Io vorrei cominciare con questo banner perché diciamo che questo è quello su cui non pullerò. Jacked in realtà mi interessa molto meno rispetto a questo banner dove c'è Saz. Quindi dai. Cominciamo. Cominciamo. Io terrò ovviamente la Masamune come skin. Cioè, anche se la LD è molto simile alla spada di Angel. E quindi è figa, ma io terrò la Masamune. Allora, cominciamo con la prima free multi. Culone, culone, culone. Cominciamo con la prima free multi. Le armi del gioco probabilmente le ho già scaricate perché ho utilizzato un Sephiroth support. Quindi ci sta. Allora, orbo dorate, buona. Orbo dorata, buona. Connecting non ne avrò perché ho già scaricato le armi, quindi non avrò le orb. Cioè, non avrò il connecting, quindi vedremo direttamente quello che esce. Senza sorprese e senza nulla. Jacked. Benissimo! Ho detto che Jacked non mi interessava e mi esce Jacked. Però va bene. X in più che non avevo, quindi va bene. Accetto. Non ce lo avevo Jacked, quindi tanto di guadagnato, va bene. Seconda free multi, vediamo un po'. Orba azzurra, va bene, via. Tra l'altro in realtà spero di spendere qualche gemma, voglio fare Power Stone, perché non ne ho. Ho solo 4 Power Stone, quindi mi servono, devo assolutamente pullare. Questa è un'ottima scusa, tra l'altro qui c'è anche Saz, che mi fa comodo. Oddio, che bug strano mi aveva fatto. Bene, mono oro con Snow, che già ho completo, quindi va benissimo. Ok, benissimo. Direi che ci siamo. Possiamo iniziare la nostra scalata, via. Iniziamo a spendere le gemme. Orba azzurra. Non sono pessimista, anzi, spero veramente di arrivare almeno a 100-200 PT token, in realtà. Sembra assurdo dirlo, ma vorrei arrivare a 100-200 PT token, proprio per fare più Power Stone. Mi servono le Power Stone. Ottimo, altre 3 Power Stone. Benissimo, altre 3 Power Stone. Io di qua praticamente ho tutti maxati, quindi mi serve solo Saz, fondamentalmente. E gli altri già ce li ho. Orbo dorata, bene. Spero che sia Saz. Spero che sia Saz, in realtà. Devo fare Power Stone, mi servono, ne ho utilizzate troppe in questo periodo. I ticket sono stati fin troppo gentili con me. X di Sephiroth, ok, benissimo. Altre Power Stone, ottimo. Che tra l'altro, per chi non lo sapesse, ho tirato ieri praticamente 13 ticket sul banner di Reno e mi è uscita l'LD. Quindi per questo mi servono le Power Stone. Perché non posso maxare neanche Reno volendo. Quindi mi servono assolutamente... Culone! Mi servono culone. Assolutamente Power Stone. Altra orbo dorata, va bene. Dai, dammi Saz. Che me lo metto da parte. Che mi serve Saz. Cioè mi serve. Mi piacerebbe utilizzarlo in futuro. Per provarlo con i numeri, cifre, overflow, eccetera, eccetera. Altra X di Seppo. E altra 15. Va bene. La X di Seppo, tra l'altro, la posso portare anche a livello plus. Così ottengo un lingotto in più e poi la rivendo. Quindi va bene, perché ho conservato le copie delle vecchie armi di Sephiroth. Quindi... tanto di guadagnato. Non saranno Power Stone, ma sono lingotti. Quindi va bene così. Altra Power Stone. Perfetto. Ok, 100.
Buono, io anche se arrivassi a 200 sarei contento. Anche se arrivassi a 200 sarei contento, perché prendo il libro e ci vado a guadagnare praticamente. Sarei soddisfatto lo stesso, però vorrei anche Saz. Cioè, se mi uscisse Saz nel frattempo non sarebbe male. Bello il cambio. Ecco, Saz, bene. Oh, bene Saz. Bene Saz, ok. Bene Saz. Bene Saz. Anzi, blocchiamola. Saz era uno che mi interessava, quindi va benissimo. Va bene Saz. Culone, culone, culone. Cambio a 6. Ok, basta che non siano mono oro. Ok, Power Stone, benissimo. 140, 60, 80. Ok, altre 3 multi sarebbe perfetto per chiudere il cerchio. Ok, adesso mi servono o la LD o copie dell'ex di Saz che mi fanno risparmiare. Una delle due sarei a posto. Preferirei fare copie in realtà. Cioè, vorrei arrivare a 200. Cioè, 200 G-Token intendo, eh. Bene, ottimo. Ottimo! 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 Così già ne abbiamo 3. Mi manca l'ultima e la max senza Power Stone. Benissimo. Benissimo. Buono, buono. Mi servono però adesso le 35, le 15. Quelle sono un po' più... un po' più faticose. Se mi fermassi a 200 sarebbe perfetto. Ottima, 15, ok. Così maxiamo Saz. Allora, siamo a 180. Se in quest'ultima multi mi uscisse la LD, sarei a posto. Cioè, sarei tranquillo più che altro. Così magari non spendo troppo, però... vabbè, orba azzurra, vediamo. Power Stone, Power Stone e Power Stone, ok. Sono abbastanza soddisfatto per le Power Stone, più che altro. Certo, spendere fa sempre un po'... fa sempre un po' di ansietta. Però ero pronto all'evenienza, quindi spendo a cuor leggero. Non mi faccio problemi, ho ancora altri ticket da poter sfruttare per fine mese, quindi... vediamo come va la situazione. Ci sono anche le free pool. Non sottovalutiamo le free pool. Che vanno bene e vanno male. Allora, 220. No, io non sto spendendo... diciamo, non me ne sto pentendo di spendere. Ero tranquillo. Buona, la 35 di Saz, perfetto. Così anche questa ce la portiamo a casa. Ce la portiamo a casa anche questa. Quindi ho preso il kit di Saz. Anche se facessi PT per LD va benissimo. Faccio PT anche per la Burst, non è un problema. Ero pronto per quello. Quindi... ottimo, un'altra 35. La cosa che mi dà fastidio è che si stanno rivelando mono oro. Cioè, non, le mono oro mi danno fastidio. Cioè, una volta che sto pullando, datemele 2-3 ore alla volta. Cioè, almeno quello... cioè, per una volta che sto spendendo, non mi dare le mono oro. Dammi le Power Stone. Cioè, sto spendendo per quello...
Vedi, le monoro mi danno fastidio. Va bene, ormai abbiamo finito. Se qua uscisse la burst... No, peccato. Va bene. Sarebbe stato ottimo se qua fosse uscita la burst. Niente, proprio tutte monoro alla fine. È stato bruttissimo. Va bene. 20.000 gemme che non sono male. Se considero il fatto tra gli eventi e cose, a fine mese arrivo con un buon quantitativo, quindi non mi posso lamentare proprio. Ok, una. Dai. E due. Ah, finalmente ci siamo.